Ciao ragazzi, mi vedete particolarmente sorridente perché sapete, ci è appena arrivata in redazione PlayStation 5 e siamo subito pronti a offrirvi un contenuto immediatamente, così in grande esclusiva. Andiamo a dare un'occhiata a Astro's Playroom, software incluso all'interno della console che serve un po' per imparare a conoscere quelle che sono le meraviglie del controller DualSense. Vedete qui la telecamera alle mie spalle perché nel corso del video non vedrete più la mia faccia, ma la telecamera andrà a inquadrare proprio quello che succede direttamente alle mie mani. Dunque, non aspettiamo ulteriormente e lanciamoci all'interno delle fonti raffreddanti. Siamo pronti ragazzi a tuffarci all'interno delle fonti raffreddanti che sono uno dei livelli, ricordiamo, di Astro's Playroom, software sviluppato da Asobi Team, che è un gruppo di Japan Studios, e questo è un gioco offerto gratuitamente come esperienza all'interno direttamente del menu di PS5, incluso proprio per tutti. Allora, io cercherò di raccontarvi quelle che sono le esperienze con il DualSense. Avete visto che già Astro si è tuffato all'interno dell'acqua e quello che vi posso far capire, cercare di farvi trasmettere, è che in qualche maniera si avverte la sensazione di stare nell'acqua. Non è semplicissimo da raccontare, però vi posso assicurare che le sensazioni tattili offerte dal DualSense ci sono e come. Parte delle sensazioni arrivano anche dallo speaker che sentite, credo, mentre parlo. In questo caso sentite lo schiaff schiaff dei passi. Ok, lo speaker serve per dare tantissimo, insieme appunto ai feedback aptici, delle sensazioni incredibilmente coinvolgenti e incredibilmente tattili all'esperienza. In questo caso, ad esempio, si sentono i propulsori che si muovono e che lanciano verso l'alto il robottino, piuttosto che andando, ecco, qui sono già stato fulminato, e in questo caso si è sentita ad esempio la scossa che ha colpito il mio robot, o qui quando lui è stato ricomposto si è sentito dal basso verso l'alto questo insieme di mattoncini che andava a formarsi componendo appunto la figura di Astro, o ancora qui quando si salta si avverte proprio una pulsazione. È un tipo di feedback molto, molto materico, particolarmente responsivo, che è qualcosa a cui noi non siamo assolutamente abituati, ma che siamo certi diventerà uno dei cardini dell'esperienza di PS5. Qui vediamo che andiamo a fregare questo robottino. In questo caso io, vedete che sto tirando il cordone, sentivo proprio all'interno del controller come la treccia, diciamo, di fili del robot che si stava in qualche maniera sviluppando, cioè tirandosi verso di me. E sono sensazioni, ripeto, non facilissime da spiegare a voce, ma che, credetemi, a livello proprio di controller, di sensazione, ci sono e come. Qui vedete ad esempio una citazione di Loco Roco, perché questo gioco vuole essere anche un tributo alla storia di Sony. Adesso vado a trovarvi Kratos, perché non può mancare ovviamente il dio della guerra. Eccolo lì, sulla sua barchetta, insieme al Fido Boy. Qui vado anche a disturbarli un po', vedete che Kratos si incazza pure. E vado un po' a muovermi in giro per questa dimensione così molto, molto gioviale, molto colorata. Di nuovo qui il filo che si sviluppa, posso lanciare questo oggetto, vedete, interagire con alcuni elementi dello scenario. In giro in questo platform 3D sono disseminati e nascosti tutta una serie di cimeli che parlano di fatto della storia di Sony. Adesso andiamo a recuperarne qualcuno, perché nel frattempo noi proviamo a giocare. E ripeto, le sensazioni del controller sono davvero qualcosa di speciale. Sia io che Francesco, durante i primi momenti in compagnia di questa demo, ecco qui per esempio ho trovato un artefatto, lo riconoscerete, la telecamera PlayStation Eye. Anche qui addirittura schiacciando il tasto R2, guardate, si avverte questo zoom, sentite il rumore che fa. Questo rumore è accompagnato anche da una resistenza sui grilletti assolutamente particolarissima, che dà proprio la sensazione di interagire in qualche modo, in quel caso con l'obiettivo di una camera, ma succederà tantissime volte durante la demo ai grilletti di veicolare delle sensazioni molto, molto diverse. Procediamo e andiamo un po' avanti. Adesso c'è il fantomatico momento sabbia, quello che aveva descritto anche Kili. Qui sentite il rumore, sentite lo speaker come interviene a veicolare appunto questa sensazione di oggetti, di materia che soffia verso di noi, e si avverte anche una piccola resistenza nel controller che in qualche maniera appunto trasmette questa idea di un elemento che ci disturba e impedisce il nostro cammino. Le paperette mitiche,
ritorniamo appunto al passato di PlayStation. Qua facciamo un paio di saltini nell'acqua giusto per trampolino immancabile. Ok, ottimo. Di nuovo qui abbiamo anche sbloccato, avete visto, un trofeo. Naturalmente quando si finisce in acqua si avverte lo schizzo d'acqua e in generale proprio questa sensazione di interagire con un qualche cosa di molto fisico. Fat Princess, la riconoscete, è pieno, vi dicevo, il gioco di citazioni adorabili che ripercorrono il passato di Sony. Qui c'è un momento molto molto divertente. Entriamo, cosa dovremo fare? Ovviamente allacciarci la zip, trasformarci in un altro tipo di robottino e in questo caso lo vedete con il sensore presente all'interno del controller, un'altra, non è questa una novità, però comunque l'hanno sfruttato in una maniera sicuramente particolare e interessante. Andiamo a orientare il movimento di questo simpatico alter ego, diciamo, di Astro. Cioè, vedete un'interazione anche con gli elementi dello scenario. Qui naturalmente se schiaccio poco mi muovo di meno, se invece tengo premuto di più sentite anche questo rumore di molle. E vi assicuro che oltre a fare rumore si avverte come nel controller, come se all'interno ci fossero degli ingranaggi ma anche un po' scassati in questo caso. E il feeling è assolutamente così divertente e un po' confuso, un po' da oggetto impazzito. Vediamo che voglio prendere assolutamente qualcosa, ma ce la devo fare. Lo sentite? Ecco, ce l'ho fatta. Olè. Perché siamo completisti, non si scherza. Ottimo. No, no, là c'è un segreto, palesemente. Ecco. Ok. E assolutamente, ragazzi, le sensazioni, ripeto, sono qualcosa di molto, molto particolare. Forse un domani ci abitueremo, ma vi posso assicurare che sulle prime l'effetto è davvero nuovo, freschissimo e particolarmente convincente e riuscito in generale, perché non siamo assolutamente abituati ad avere un'interazione così, così particolare, così profonda, diciamo, con i videogiochi, così sensoriale e tattile. Qua vado di nuovo verso l'alto a sbloccare anche questo. Oh, qui siamo ai tempi di PlayStation VR, vedete? Di nuovo lo zoom attiva un rumore, sentite qui la resistenza, come si tende, come si tira e che rumore fa. Allora arriviamo fino là in cima e poi direi che possiamo anche salutarci, però serviva per farvi vedere quelle che sono le novità. Eccoci qua, arriviamo qui, molto in stile Astrobot anche su PlayStation VR. Con questo scivolo, di nuovo, anzi no, vi facciamo vedere una cosa finale, eccola qua, la chicca finale, chi è nascosto, qui sempre a tema storia di Sony, c'è ovviamente un emulo di Solid Snake. E direi che ragazzi, con l'arrivo qui, all'interno di questa nuova parte, arriviamo qui nel ghiaccio, dai. Il vento si sente fortissimo attraverso il sensore. Ed eccoci qui, in questo duomo congelato, questa cupola di ghiaccio, pattinando con Astro che vedete in maniera molto molto carina, si mette a evitare i nemici con stile e a raccogliere monete, sentite anche ting ting ting. Io qui posso in qualche maniera addirittura avvertire l'interazione del pattino che graffia il ghiaccio. Lo so che è una cosa impossibile da capire e difficile da spiegare, però vi assicuro che passare tra il ghiaccio e questa neve, anche a livello sensoriale, si avverte proprio una differenza nella texture dei materiali, che è un qualcosa di incredibile. È un dettaglio che magari non rivoluziona, non cambia la vita, ma che vi assicuro si percepisce e si fa apprezzare tantissimo. Per il primo contatto con Astrobot, secondo me, può anche bastare. Io qua la demo naturalmente me la finisco e me la spolpo tutta, però vi do appuntamento ai prossimi video qui su Every Eye.
Ragazzi, insomma, avete visto insieme a me le meraviglie di questo controller. Mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche, perché presto, prestissimo, arriveranno tanti altri contenuti dedicati alla next gen in generale e a PlayStation 5 nello specifico. Un altro video di approfondimento sull'esperienza legata al DualSense e tanto tanto altro ancora. Quindi mi raccomando, seguiteci.